Il Campobasso completa la rimonta in vetta alla classifica violando il Savini di misura con una rete di Thomas Grandis nella ripresa. Il successo vale 30 punti a gancio alla San Benedettese, fermata in maniera sorprendente sul 2-2. Gara non esaltante, quella giocata a Notaresco su un terreno ai limiti della praticabilità. L'avvio è decisamente di marca molisana, specie grazie ad un Di Nardo che impatta bene il match. Al settimo pescato dal traversone di Pacillo costringe Curtosi, che si supera col riflesso in corner. 4 minuti e il suo diagonale costringe l'estremo difensore di casa al secondo intervento di giornata. La ribattuta è preda di Bonacchi, atterrato in area nella morsa tra Casella e lo stesso Curtosi. Molinaro non ha dubbi nella concessione del rigore. Maldonado spiazza Curtosi, ma centra il palo e getta alle ortiche una ghiotta possibilità. A questo punto il Notaresco tenta subito di confermare l'antica legge del calcio, ma al tiro radente di Bonfiglio manca un filo di precisione. Poi minuti di stasi prima dell'opportunità che Persichini si ritrova due volte sul sinistro, primo tentativo a vuoto, sul secondo ancora Curtosi. La ripresa è ancora un avvio molisano, Nonni colpisce male la punizione di Maldonado ed è nel momento in cui te lo aspetti meno che il lupo passa. Di Nardo colpisce Tringali forse in maniera fallosa al limite dell'area, Pacillo tenta il diagonale che diviene un assist involontario ma perfetto per Grandis, appostato sul secondo palo per il tap-in facile dello 0-1, che sarà il risultato finale nonostante Bruno inserisca tutto il potenziale offensivo che ha. Al 72esimo la volée di Marrancone è violenta, ma manca lo specchio della porta, non di molto. Il Notaresco protesta 6 minuti dopo per un presunto tocco di mano su conclusione di Carnevali, entrato per Scipioni dal limite dell'area di rigore. Il forcing porta Bonfiglio due volte vicino al gol del pari. All'85esimo calcia debolmente, mentre all'ultimo assalto il suo destro manca di poco l'incrocio dei pali. Negli istanti in cui da San Benedetto arriva il 2-2 dell'Atletico Ascoli, che lancia il Campobasso, unica a passare al Savini, in vetta in coabitazione con la Samb. Dalla parte opposta amarezza certo, ma anche consapevolezza di aver giocato anche in questa circostanza alla pari con una big del girone. È una partita risolta dagli episodi, non è stata una partita bellissima, ma credo che comunque nel finale di gara siamo cresciuti tanto e abbiamo provato con tutti noi, con tutte le nostre forze a mettere in piedi una partita complicata, perché comunque di fronte avevamo un Campobasso che per me è una delle squadre più forti del campionato. Ti chiedo quanto ad un certo punto all'inizio del primo tempo ci hai creduto quando hai visto il pallone di Maldonado sul palo, hai detto magari questo è un pomeriggio buono, positivo. Ma sì, ci ho pensato un pochettino, ma ero anche consapevole che la partita era lunga e potevamo imbeccare in qualche disattenzione, e così è stata, perché abbiamo preso un altro gol su un fallo laterale e questo non è ammissibile. Devo dire la verità, è che abbiamo un campo ai limiti della decenza e che non ci permette di giocare quello che noi facciamo sempre. È qualcosa che dobbiamo rivedere, adesso vediamo come fare, ma non voglio dare un alibi ai ragazzi, ma il campo era veramente qualcosa di indecente. Quasi alla fine di un girone arriva la prima sconfitta in casa. È chiaro che non è mai bello perdere tra le mura amiche, però qualcosa vorrà dire. Significa che fino ad oggi abbiamo fatto un percorso importante, un percorso positivo. Siamo dispiaciuti perché volevamo dare una gioia ai nostri tifosi, ma adesso ci mettiamo con la testa a lavorare, perché adesso si aspettano due partite molto difficili. Noi avevamo studiato bene questa partita perché sapevamo di incontrare una squadra ben messa in campo, allenata bene, con qualità e quantità, sicuramente con giovani interessanti, quindi per noi è una doppia soddisfazione, perché vincere un campo del genere significa che hai fatto la prestazione. Oggi sono contento perché abbiamo dato più continuità rispetto alle altre partite, con le occasioni, con la voglia di andare in avanti e non andare indietro, quindi diciamo che abbiamo fatto un'ottima partita, che poi ecco la ciliegina sulla torta è il fatto che è arrivato questo risultato, ma è successo anche a noi altre volte pareggiare, gli altri vincere, quindi l'ho detto anche ai suoi colleghi, questo è un campionato troppo equilibrato per dire chi arriverà primo, secondo, terzo. Arriverà chi darà più continuità e soprattutto ecco, rimarrà con i piedi per terra. Ho visto una squadra che comunque non si è abbattuta. Questa è una squadra che certe volte ecco, gli viene a mancare un po' di autostima, si abbatte. Invece oggi questo non è successo. E uno dei lati positivi per me è vedere ecco, una squadra che non ha mollato anche dopo il rigore sbagliato. È questa la cosa più positiva oltre al risultato che si porta a casa Rosario per Golizia? Assolutamente sì. Io oggi mi è piaciuta la mentalità. Per me io guardo queste cose.